qualche modo mi devo rendere utile. Qua, guarda, con ancora la roba della vernice, qualche cosa tocca fare tutti i giorni. Chi stai oggi tu? Fermato a Torino, c'è niente, c'è niente di più importante per me. Meno male, almeno non mi annoio. L'Europa che passerà dallo stadium in Salutale dei rossoneri e dalla Juve che 5 anni fa strappò la scudetta e poi ecco. La dice qui si sta cambiando, vedendo Big Giro e io niente, mo mi metto qua. Ammazza, c'ho un calzino qua, figurate, lo devo stende. Niente, mo mi metto qui sul computer, eccolo. Queste sono una delle tante pagine in cui tutti i giorni, più volte al giorno, mi metto a cercare. Niente, ogni giorno mando 3-4 curriculum, ma sì, mi chiamano, faccio colloqui, tutto quanto, però niente, arrivo anche a fare il secondo, non lo so, sarò io, non so che di, non so se do un'impressione sbagliata, non lo so, il problema è che è pesante, Soprattutto c'è stata un'opportunità ultimamente che era vicino casa e niente, sono andato a fare il colloquio, mi sono presentato là. Salve, tutto lei, Gerardo della Nova, si è comodi di qua e di là. Era le 3, alle 3.05 arriva uno dei responsabili, però erano 3, ne mancavano 2. Mi dice no, ma il responsabile, il titolare dell'azienda ci vorrebbe essere al colloquio, di qua di là lo rifissiamo, così siamo tutti e tre, lo facciamo, di qua di là, arrivederci, mi apre il cancello tutto quanto. Chiamo questa dell'agenzia, è andata così, il giorno dopo mi chiama e mi dice no, loro hanno fatto altre scelte. Come altre scelte? Promettendo che questo è un annuncio che stava su InfoJobs. InfoJobs ti dice quando loro gestiscono dei curriculum. Avevano gestito dei curriculum e poi per 4-5 giorni non avevano più gestito niente. Che vuol dire? Che hanno chiamato me e basta. Infatti l'agenzia mi ha detto guarda, tranquillo, non ci dovrebbero essere problemi all'assunzione. E per l'assunzione, vabbè, è finita così. E dopo, questa mi chiama e mi dice che hanno fatto altre scelte. A parte, se tu non hai fatto il colloquio con me, che hai detto che lo volevano fare con il titolare presente, quando hai visto le altre persone? Infatti io vengo a casa, erano le 3:30, le 4:15, vado a cercare su InfoJobs e vedo che hanno gestione dei curriculum un quarto d'ora fa. Che vuol dire? Che quelli si sono sentiti con lei e c'è neanche mi hanno fatto il colloquio. Cioè, ma che sono, un criminale? Cioè, non ho detto niente. Riconoscermi non mi ha riconosciuto nessuno, perché non conoscevo nessuno, nel senso, poi non ho fatto torti, non è che vado in giro a rubare, non lo so, fatto sta che quella non è la verità è che secondo me loro hanno visto qualcosa con l'età, che sull'annuncio c'è scritto preferibilmente entro i 30, magari a lei hanno detto mi hai mandato uno dei 31 anni, di qua e di là, io ho un contratto, che ne so, d'apprendistato, con garanzie giovani, di qua e di là, e non hanno non ci hanno avuto il coraggio di dirlo. Però è stata pesante, perché è 3 giorni prima che fissavano questo colloquio, quella dell'agenzia mi ha detto guarda, per me andrà bene, non ci saranno problemi per l'assunzione, mi aveva fatto le fotocopie dei documenti, mi aveva fatto le fotocopie di tutto. E poi che finisce così, è pesante. Però niente, se va avanti, ne continuo a fare altri. Cioè, là non mollo, però non è neanche facile. Poi comunque vedere Giulia che va al lavoro e non è facile. Non è che si può spiegare la situazione, non è facile. Te senti pure che io do una mano, che cerco di fargli fare le meno cose possibili a Giulia, tutto quanto, però non è facile, te senti inutile, perché
No, inutile proprio che non c'hai uno scopo, cioè se non lavoro, mo morti diranno, oh, sì, mamma mia, beata a te che non... No, non è così. Cioè, mi manca lavorare. Mi manca fare qualcosa, essere utile, comunque avere esperienze, tutto quanto. Boh. Mo speriamo che il prima possibile si risolva questa cosa, perché... Cioè, soprattutto a fare colloqui e non a trovare niente, a cominciare da nessuna parte, sta cominciando a diventare veramente pesante. E niente, poi metto la ricerca, niente, mo tra un po', tra un'oretta, preparo da mangiare Alice. Io non c'ho fame, perciò non lo so, forse mangerò un'insalata, boh. Prepariamo mezzogiorno e 20. Alice c'ha fame, vuole. Questa sarebbe la mozzarella in carrozza che abbiamo preso ai surgelati. Vuole questa qui e il cordon bleu vuole. Perciò ci mettiamo in padella e li mettiamo a fare. Ecco qua, non devo mettere tanto olio perché sennò non devo farli fritti. Messo un po' d'olio, metto basso basso, sennò si bruciano. Ci abbiniamo un pomodorino per Alice. Eccolo, tagliato. Ora lo condiamo e lo mettiamo vicino al piatto. Ecco, il piatto è pronto. Hai fame? Aspetta, poi questa per te e quella per me. Vai. Guarda. Un per in mezzo. Ah, e come hai messo? Così? E tu lo mangi qua? Buono? Buon appetito, no? Questa è la mia insalata con dei pezzettini di pollo e niente. Dopo aver mangiato, giocato, sì, mangiato, pulito, che si fa? Sì? Con chi? Ecco. Adesso ritiriamo i panni. Vero che mi dai una mano? Io te li passo e tu li porti dentro, ok? Ritiriamo i panni che sono pronti. Alice, vieni qua. Mi dai una mano? Passa e li porti sul letto di mamma e papà, ok? Una bufera, una bufera. Non mi riprendere che mi vergogno. No, ma buonasera. Va a finire che poi l'imbucata sono io sul video, capito? Avete visto quanto è bravo il mio maritino? Sì, sono fortunata, veramente. Niente, ora andiamo dalla nonnina. E stasera dormiamo là e quindi prepariamo le valigie. E ora Jerry si può riposare perché tanto io sono tornata. Hai fatto un sacco di cose? Normale, dai. Normale, Non ho fatto niente. normale. Dai, andiamo a preparare le valigiotte. Guardate che valigetta stupenda che gli ha portato mia mamma da Londra. Troppo, troppo carina. E ora qua ci metto il cambietto per andare dalla nonna. Ok, la signora ha detto ok. Oggi niente bambinello. Riso coi funghi. Guardate le scarpe, queste anche da Londra, londinese che gli ha comprato la nonna. Comunque il pezzo forte è il maglione di mio socio. Il pezzo forte sono queste, le palatine, le cotolette praticamente, un gergo e niente. Come cucina la suocera, non cucina nessuno.
Anche mia madre è molto brava. Anche mio padre è molto bravo. Devo dire che siamo tutti molto bravi a cucinare. Ecco qui le mie serate mondane con il sudoku. Alice sta colorando con la nonna, no, che mi guarda abbassita perché non stava capendo. Praticamente Alice è entrata in crisi perché la nonna voleva disegnare un maschietto. E non si può, non si può, non si può. Solo femmine, trucco, rosa, tacchi, vero? Dai Ali, disegniamo un maschietto, basta con queste femminucce. Dai. Eh? Perché lo facciamo? Non stavo pensando. Ma fatevi questo bel pigiama di Minions. Nonna ha preso 8 anni. Sì, andiamo con dei Minions. Carino, nonna ha preso 8 anni. Così ti sta, almeno te lo sfrutti. Ma ha detto mamma. Dice, aspetti, prendi la bicicletta. Se lo sfrutta fino a 18 anni. Gerardino si è pure messo la divisa stasera per sostenere la sua magica Juve. Ma che stai a fare? Sì, c'è ma... niente da fare. Oh. Sì, sono falso dopo. Però mi sono bloccata, capito? Sono indecisa fra due caselli. Stasera dormiamo qua. Sono le... Oddio, niente, raga. Ecco, sono le 21:58. No, guarda che parata, oh. Mamma mia. Ma perché c'è del latte, della Coca-Cola? Ma che cos'è questo tavolo? Ma che fanno questi? Lo vedo. Lo vedo. Via. Piazza tanto. Lo vedo. Tanta voglia con risultati a terra, qualche buona giocata e qualche... e qualche errore. Ecco. Ah. Sì. Io mi toglio, guarda. Perché ti sei tolta? Perché nonno deve mettere questo. Poi chi le mette le lenzuola? Io. Tu? Tu e nonna? Posizionato sul primo palo a intercettare la palla bassa, paletta vicino a Ibrahim, Zapata vicino a Ken. Buona prova difensiva da parte del Milan in questo secondo tempo. Ha sofferto un po' nel primo, ha sofferto all'inizio del secondo tempo, ma poi ha preso... Oh, bello stirato. Sì, sì. La seriosità. Alice, dormi. Buonanotte. Non si vede niente, vedo solo il mio bellissimo pigiama verde di mia suocera. Con scritto appunto...